studio Hokusai VTA Cancer è uno studio che penso possa diventare una pietra miliare nell'ambito dell'impiego degli anticoagulanti orali nei pazienti con tumore e con tromboembolismo venoso. Lo studio è importante perché ha arruolato un bel numero di pazienti, maggiore rispetto a quelli degli altri DOAC, e ha confermato la non inferiorità dell'edoxaban rispetto alle eparine a basso peso molecolare che al momento attuale vengono considerate da linee guida i farmaci da adottare, avendo dimostrato la superiorità nei confronti del warfarin. Questo studio permetterà di aumentare l'impiego del DOAC in questa categoria di pazienti molto delicati. Sappiamo come il tumore aumenti in modo esponenziale il rischio di tromboembolismo venoso e anche le ricorrenze di questi, nonostante la terapia, siano una delle complicanze maggiori. Il tromboembolismo venoso, come dicevo, rappresenta una delle maggiori complicanze nei pazienti tumorali e di conseguenza questo impone una stretta collaborazione tra noi cardiologi e gli oncologi per cercare di attuare la migliore gestione di questo tipo di manifestazione, sia sotto forma di prevenzione sia sotto forma poi di trattamento dei pazienti. È una collaborazione continua, pensiamo non soltanto ai pazienti che abbiano avuto il tromboembolismo venoso, ma anche la gestione dei pazienti con i cateteri a permanenza e di conseguenza la necessità di attuare per lungo termine delle terapie anticoagulanti. Chiaramente i DOAC, l'edoxaban in modo particolare, si dimostra molto utile ed efficace per il paziente stesso, nel senso che a fronte di una non inferiorità rispetto alle eparine a basso peso molecolare, ha il vantaggio per il paziente di non dover fare in continuazione delle noiose e fastidiose e anche comunque traumatizzanti punture sottocute per un lungo periodo.